Siamo qui in esclusiva negli studi di Canale 8 con il consigliere comunale di Bagheria, Maurizio Logalbo, eh, del partito Forza Italia. È presidente? Presidente Anci Sicilia Giovani Amministratori. Allora, siamo qua soprattutto per parlare della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Lomeo eh, presentata e depositata il 7 marzo scorso. Eh, come mai è stata eh, presentata questa mozione di sfiducia da parte dei, di questi 19 eh, firmatari? Lei è uno di questi? Perché? Ma eh, diciamo che la situazione a Bagheria ormai è insostenibile. Eh, il sindaco Lomeo è l'unico a non rendersene conto e abbiamo una situazione non solo da un punto di vista amministrativo ma anche da un punto di vista e soprattutto da un punto di vista politico, una situazione disastrata e disastrosa. Quindi eh, quello che noi abbiamo eh, preso atto è che eh, il sindaco Lomeo siamo sicuri di una sua fermezza eh, morale ma siamo al trettanto sicuri di una sua inadeguatezza sia politica che amministrativa e quindi questo è un dato di fatto e purtroppo abbiamo dovuto eh, fare una mozione di sfiducia. Ma bisogna fare una, una premessa. Noi eh, prima di arrivare alla mozione di sfiducia avevamo chiesto più volte al sindaco di dimettersi e quindi di fare questo eh, suo passo. Eh, di, di, diciamo anche di, di saggezza rispetto alla città, ma questo non è avvenuto e quindi noi abbiamo dovuto, ci ha messo con le spalle al muro, abbiamo dovuto presentare questa mozione di sfiducia anche perché ci sono diverse cose che a Bagheria purtroppo non, è, non, so, non vanno. Possiamo trattare l'argomento dell'assistenza assistenziale eh, che è stato tagliato, parliamo eh, del trasporto per disabili, parliamo per quanto riguarda l'assistenza igienico personale per i diversamente abili. Questi servizi essenziali per una città sono stati eliminati. La mozione parla di gravi inadempienze da parte del sindaco. Quali secondo lei? Ma le inadempienze principali del sindaco sono quelle di non eh, dare i servizi a una città che, eh, che richiede principalmente. Una città come Bagheria di 60.000 abitanti la vediamo quotidianamente immersa eh, dal, dall'immondizia. Non è stato capace a fare o a iniziare perlomeno una raccolta differenziata. Il sindaco Lomeo eh, non solo non è stato capace a eh, fare una raccolta come si deve, ma in più, eh, oltre al danno, la beffa, ha aumentato eh, la, li, eh, la Tarsu in maniera illegittima, perché l'ha aumentata d'imperio, il 100%, quindi il doppio di quanto dovrebbero pagare i nostri concittadini. Questa cosa l'ha fatta in maniera del tutto autonoma, perché noi come Consiglio Comunale, quando è stata approvata in Consiglio Comunale, questa l'avevamo bocciata. Quindi la tarsu non doveva essere la approvata di giunta, perché appunto poi abbiamo visto chi ha fatto il ricorso, questa tarso è stata rimborsata ed era del tutto illegittima. Dunque come vede lei, Bagheria, a tre anni dall'amministrazione Lomeo? Ma bisogna essere onesti, eh, sia politicamente che moralmente. Il comune di Bagheria non eh, viveva in belle acque prima che arrivava il sindaco Lomeo. Eh, la, la situazione di Bagheria era già drammatica, però eh, lui è diventato complice di questa situazione anche perché non ha avuto eh, la capacità politica di poter dare un respiro a questa città che già si trovava in una situazione di difficoltà e di disastro economico. E ora lui ha peggiorato eh, perché non si rende conto di quello che sta portando avanti e naviga a vista. Eh, non per ultimo ha fatto un aumento dell'IRPEF, eh, sempre di giunta, eh, sempre senza considerare il Consiglio Comunale. Dallo 0,3 allo 0,8 ha aumentato l'IRPEF e a quel punto anche il Ministero dell'Economia ha dato diciamo, l'input eh, a questa amministrazione di annullare. Quelle, questa delibera, perché è una delibera del tutto illegittima. Quindi eh, purtroppo bisognava fare delle scelte eh, forti, anche impopolari, ma doveva bisogna fare e prendere delle posizioni chiare e ben precise, cosa che questa amministrazione non ha potuto e non ha fatto. Questione eh, del cimitero eh, di Bagheria. Eh, centinaia le firme che per adesso eh, sono state raccolte mh, in favore delle dimissioni del eh, Sindaco Lomeo. e eh, Il Movimento 5 Stelle promotore di questo, fino a ieri siamo intorno al 21%. Eh, cosa ne pensa al riguardo? Sì, bisogna dire che ci sono. Diverse associazioni, non solo il Movimento 5 Stelle che sta facendo la raccolta di firme di questo gliene va merito. C'è anche un'altra associazione si chiama Prospettiva Futura. Che eh, il presidente Alessandra Ieni e Nie, bisogna anche dare merito a loro di questa iniziativa. Eh, però eh, da un punto di vista diciamo, eh, politico eh, sicuramente lascia il tempo che trova perché la, la mozione eh, che eh, porterà diciamo, a compimento eh, l'amministrazione Lomeo, eh, sarà la mozione di sfiducia che è stata presentata eh, in questi giorni al eh, Presidente del Consiglio di Bagheria. Noi eh, diamo, eh, siamo fiduciosi in, in questa mozione che tutti i consiglieri comunali, non solo quelli che l'hanno firmata, ma anche quelli che non l'hanno firmata, eh, la voteranno e eh, ritorniamo e diamo voce di nuovo alla, no, ai nostri concittadini per dare linfa nuova a questa città che purtroppo ne ha tanto, tanto di bisogno. Se la mozione di sfiducia dovesse andare in porto, eh, cosa, come sarà lo scenario politico di Bagheria? Ma, eh, io eh, penso che eh, subito dopo la mozione di sfiducia arriveranno dei commissari. Questi commissari eh, staranno eh, diciamo in carica eh, fino al momento della prima tornata utile elettorale. La prima tornata utile elettorale eh, dovrebbe essere a giugno, eh, anche se ancora gli enti locali non si sono pronunciati per tutte le città siciliane che sono in scadenza naturale e dovrebbero andare a voto e lì a andremmo noi a essere inglobati e, e quindi subito dopo e io spero al più presto che ci siano le elezioni per dare un sindaco e io questo faccio fede alla città, ai cittadini che questa volta dovrebbero eh, scegliere con accuratezza e con maniera, eh, in maniera ponderata, un sindaco che dia risposte e che dia eh, serenità a questa città che purtroppo da questi, da questi anni a venire l'ha persa. Un'ultima domanda. La, I cittadini di Bagheria e dintorni eh, sono indignati dal, dal profanamento cimiteriale eh, avvenuto in questi ultimi anni. È possibile, secondo lei, che il, che il sindaco Lomeo non fosse a conoscenza dei fatti che avvenivano nella sua amministrazione? Ma noi ci stupiamo di questo, sicuramente non, eh, non possiamo dire se sapeva o non sapeva, ma eh, possiamo sicuramente dire che c'è mancata vigilanza, c'è mancato controllo e un primo cittadino eh, non facendo eh, questo viene meno al suo ruolo. Il suo ruolo è proprio quello di stare attento che non accadano certi fatti incresciosi e sconcertanti. E eh, quindi purtroppo. Da questi anni a questa parte non solo questa cosa eh, è avvenuta, ma sono avvenute tante altre cose che, eh, che siamo stati alla ribalta nazionale, eh, la cronaca e questa è una cosa che ce duole perché la città di Bagheria tutto questo non solo merita, anzi si meriterebbe di eh, essere alla ribalta nazionale per cose belle come le nostre ville, il nostro turismo, quello che abbiamo eh, di bello che non riusciamo... Eh, non si è riuscito in questi anni eh, a farle emergere in maniera palese ed eclatante. Allora ringraziamo il consigliere Maurizio Logalbo e diamo possibilità di replica al sindaco Lomeo. Bagheria, replica del sindaco alla dichiarazione del consigliere sfiduciatario. È botta in risposta ai microfoni di canale 8 dopo le dichiarazioni del Consiglio Maurizio Logarbo, tra i firmatari in Consiglio della sfiducia al Sindaco, rilasciata al VG8. Infatti, dopo la messa in onda delle dichiarazioni del Consigliere all'edizione delle 14.30 del 12 marzo, immediata la richiesta del Sindaco, dottor Vincenzo Romeo, di replicare a tali dichiarazioni. Tempestiva incursione a bagheria delle nostre telecamere per incontrare il Sindaco e dare a lui il diritto di replica. Cosa può rispondere a questo? Ma rispetto a quale obiettivo è inadeguato, cioè certo, sei un sindaco di uno schieramento diverso, è inadeguato è una parola così generica, ma bisogna concretarla rispetto a quali obiettivo Io ho fatto scelte che nessun sindaco sinora aveva fatto, tutti hanno aumentato la spesa e io l'ho diminuita. Un sindaco che fa scelte drastiche, impopolari perché vuole salvare il comune e i bagheresi ovviamente e vuole impedire che ci sia un aumento di tasse per sempre ma per un periodo illimitato è chiaro che deve togliere tutto e deve togliere servizi che, eh, che non sono essenziali o servizi inutili o oh, spese assolutamente superflue, figlie del clientelismo degli anni passati, dove a governare sono stati appunto questi gruppi. Quindi è chiaro che è inadeguato: inadeguato rispetto all'obiettivo che loro. rispetto ai loro obiettivi diverso rispetto ai loro obiettivi e che ha fatto scelte che loro non, non hanno saputo fare. Atto motu proprio no? che doveva passare dal Consiglio Comunale, come ad esempio l'aumento dell'IRPEF che dallo 0,3% cioè per mille era passato allo 0,8%. Quindi il Consiglio non ha approvato questa vicenda ma lei con una delibera di giunta ha mandato avanti la cosa. Ecco, ecco questa era una delle precise ma, accuse che, mostro, ma, che loro muovono. Ma movevano. non solo questo, anche da Tarso è venuto in questo modo, che non ha fatto il consiglio da quando ci siamo noi, non ha voluto aumentare alcunché. Ora il sindaco non vuole aumentare alcunché in linea di principio. In linea di principio nessun amministratore vuole aumentare l'imposizione a carico dei propri concittadini. Io sono stato eletto dai bighiereesi e quindi... Meglio, penso sicuramente meglio del consigliere faccio gli interessi dei baieresi, non me lo deve suggerire certamente un consigliere di opposizione per giunta. Anche perché vogliamo poi capire quali, quali proposte hanno fatto questi consiglieri su questi temi in particolare, perché capirà bene che criticare è facile, risolvere i problemi è altra cosa. E allora, sull'IRPEF, sul vero è? noi l'abbiamo fatta perché dobbiamo chiudere il bilancio, riteniamo che sia competenza della giunta, ci siamo opposti rispetto alle osservazioni che ha fatto il Ministero, siamo al tar se perderemo renderemo conto del nostro operato, siamo profondamente consapevoli di aver fatto una cosa coscientemente. La stessa cosa lì, la, le, la TARSO, la TARSO bisognava aumentarla molti anni prima perché il costo del servizio era 10 milioni di euro, il gettito 5 milioni di euro. E allora, la colpa è mia che ho allineato per un obbligo di legge le entrate o le uscite. O la colpa di chi ha determinato questi costi così elevati a fronte di un servizio inesistente. È chiaro che oggi criticare è semplice, ma bisogna risolvere i problemi. Il punto di vista dell'amministratore è quello di dare soluzione concreta ai problemi. Certo, insomma, le critiche di per sé sono facili e chi non vorrebbe aumentare le tasse? A proposito dell'IRPEF il consigliere la definiva una tassa illegittima, cosa può dirci rispetto a questa sua affermazione? legittimo, lo dice il consigliere, noi diciamo che è legittimo, c'è il TAR coinvolto, vedremo chi ha ragione, probabilmente il consigliere, e allora correremo in ripari e ci prenderemo le responsabilità, quindi c'è un, un giudicato in corso rispetto al quale poi vedremo chi ha, chi ha torto o ragione, insomma, noi riteniamo che coerentemente come è stato fatto prima abbiamo agito in coerenza, quindi su questa cosa... E lasciamo giudicare ad altri con grande serenità e ciascuno di noi faccia la sua parte con responsabilità e assumendosi tutte le, sue, le proprie responsabilità. Io le scelte le ho fatte. La spesa corrente del 2012-2013 è di circa 4 milioni in meno l'anno e questo non l'ha fatto nessuno. Non si possono prendere applausi quando quando ovviamente cerchi di risparmiare. E poi voglio aggiungere una cosa rispetto ad alcune inesattezze gravi che ha detto il consigliere, perché nessun servizio è stato tagliato. Il trasporto dei disabili avviene, ma siccome avviene ad un costo notevolmente inferiore rispetto al passato. Il trasporto è la stessa cosa, l'assistenza igienico-sanitaria. Quindi questo devo dire, se noi diciamo la verità, noi ci confrontiamo. Ma le bugie assolutamente non sono tollerabili. Nessun servizio alla persona è stato tolto è stato fatto in modo diverso, rendendo lo stesso servizio a costi contenuti. Quindi allora per quanto riguarda la tarsa aspettiamo che i lardo sentenza diciamo, come, come, come si usa a dire. Un'ultima cosa e poi lascio il suo lavoro perché mi rendo conto che lei ha ben altre cose da fare che probabilmente eh, lavorare con noi. Ecco, però era doveroso che questo, che questo avvenisse in eh, questo confronto. confronto. L'ultima cosa che, che sollevava il, il consigliere, naturalmente credo che lui parlasse a nome di tutti, non soltanto a nome suo, cioè di, di tutti i firmatari di questa sfiducia nei suoi confronti. Diceva che lei era stato distratto rispetto alla vicenda del cimitero. Guardi io sono il sindaco e quindi come sindaco sono responsabile di tutto quello che succede. Se uno esce e si rompe una gamba perché c'è la buca il responsabile è il sindaco. Quindi questo diciamo, è fuori di dubbio che in qualità di primo cittadino io mi assumo tutte le mie responsabilità. Il problema è di che cosa sono responsabile, di, eh, di pratiche improprie, di cose che vengono al di fuori della grazia di Dio e degli uomini. Dire, mi pare che la responsabilità politica, io me la prendo tutta di questa cosa, ma la responsabilità politica, non altro tipo. Non nella colpa di andare a vigilare chissà che cosa, questi lo devono fare. Voglio dire, è molto facile e questa cosa mi duole dal punto di vista umano e personale perché non si può approfittare di un evento così fuori dalla grazia di Dio e degli uomini, per il quale io chiedo scusa alla città di Baieria, perché eh, voglio dire, siamo tutti addolorati, ed è una cosa che sta colpendo l'immagine di tutta la città. Però prendere spunto da questo evento così imprevedibile, imprevisto, e come dicevo fuori da ogni, da ogni logica, per sfiducia del sindaco. Anche perché, devo dire, e su questa cosa io mi assumo le mie responsabilità, ci sono indagini in corso. Quindi, perché fare le sentenze prima dei processi? Lasciamo che chi è deputato a pronunciarsi ed ha titolo per farlo, lo faccia. Dopodiché, se io dovessi risultare responsabile, io mi assumerò le mie responsabilità, ma all'esito di un'indagine, di un'inchiesta, di, un, di un processo, tra virgolette, non certamente di accuse così generiche e gratuite e assolutamente come dire, esagerate strumentali, molto strumentali hanno strumentalizzato una vicenda triste per la nostra città. E questo non si fa né dal punto di vista morale, né dal punto di vista deontologico e ancor più politico. Beh, allora, Sindaco, vedendo la sua disponibilità, le, le dico le ultime due cose che lui ha dichiarato. Lui ha parlato di una raccolta di firme a sostegno di questa mozione di sfiducia che lui ha fatto. Lui parlava di un, del Movimento 5 Stelle e di un'altra associazione di cui ora mi sfugge, mi sfugge il nome. Quindi, loro stanno facendo non soltanto un atto politico interno al Consiglio Comunale ma anche un atto esterno quindi loro pensano di poter eh, sfiduciare lei non soltanto all'interno del Consiglio Comunale ma fuori ma se questo dovesse avvenire se il dibattito in Consiglio dovesse avvenire e lei mh, risulterebbe sfiduciato dal Consiglio Comunale cosa avverrebbe? cosa avverrebbe? ce cioè ne andiamo tutti a casa ce cioè andiamo tutti a casa no, no, allora se, se il sindaco viene sfiduciato ci andiamo tutti a casa, Sindaco e Consiglio. E così, voglio dire, anche loro dovranno dare conto del loro operato, perché non è che il sindaco che è amministrato solo. Vedete, il comune è un ente dai poteri diffusi, dove il sindaco fa alcune cose, la giunta altre e il consiglio altre ancora. Ora buttare al mare il sindaco ci può pure stare dal punto di vista politico, però attenzione, perché fatto in questo momento è una cosa che va contro la città, perché io sono veramente di una serenità incredibile e voglio dire, ho messo pure in conto anche questa, eh, questa eh, uscita, che certamente non è una bella uscita per chi fa politica, però attenzione a cosa andiamo incontro. La mia sfiducia, la, il fatto che fuoriesca, probabilmente innescherà un processo che porterà il comune al dissesso e questo stesso che colpisce tutte le famiglie. attenzione. Quindi intanto andiamo tutti a casa, poi ciascuno di loro o ciascuno di noi dovrà spiegare al proprio elettore quando ci andrà. E perché ha appoggiato questo sindaco e poi l'ha sfiduciato e potrà dire tutto quello che gli pare. Ma la gente è stanca di tutti noi, la gente è stanca della classe politica in generale, a qualunque titolo, perché nessuno si crede di essere indagato, ciascuno per la propria parte, ma tutti siamo responsabili. In questo momento di antipolitica, certamente non aiuta alla coesione sociale, questo, anche perché, voglio dire, eh, dico, poi chi, chi, vedrà, chi verrà dopo di me lo vedrà. Lo, lo vedrà cosa fare, però in questo momento che si approfitta di, una, di un fatto così eh, drammatico per la nostra comunità. E in un momento in cui peraltro c'è un'ipotesi di dissesto in corso per la quale stiamo lavorando per evitarla, mi pare che non sia il momento più opportuno. Se io fossi stato consigliere di opposizione avrei aspettato di fare il piano di equilibrio e poi, eventualmente, avuto questo che è uno strumento per governare i procedimenti, allora. Ci potevo pure stare che si facesse la sfiducia al sindaco, ma non perché questo sindaco è preoccupato di ciò. Questo lo voglio dire con grande serenità. Certo, dicevo, non è il modo migliore per uscire, uscire dalla scena politica e essere sfiduciati. Però, guardi, ognuno ha una propria consapevolezza, una propria coscienza e io sono forte, molto sereno. La serenità che viene dalla consapevolezza di aver fatto la mia parte e di averci messo la mia faccia. E quindi se tutti quanti fossimo probabilmente un poco più sereni e non pensassimo alla presa del potere per il potere, probabilmente ciascuno di noi darebbe una propria parte migliore e anche la fiducia dei cittadini nei nostri confronti sarebbe di gran lunga maggiore. La verità è che buona parte di questo Consiglio, di buona parte, non tutti, perché tra di loro ci sono persone graziose, serene, responsabili che... Bene, interpreta la loro parte, la parte del consigliere non è quello di dire male parola al sindaco e di, e, e di adoperare il potere che ha per contrastare il sindaco, quanto quello di fare la propria parte per risolvere i problemi. Poi, arrivata alla, alla fine naturale della, della legislatura, ciascuno di noi farà il proprio conto e sulla base del proprio operato verrà giudicato. Ma interrompere un'esperienza eh, un che è stata fatta, che è stata la parte peggiore in questa prima parte. Insomma ora viene, vengono alcune cose importanti e certamente sarà dura perché la situazione finanziaria è particolarmente critica e impegnerà qualunque sindaco in modo, in modo serio il problema non è la persona del sindaco attenzione, ma il problema è il sistema e tutto quello che ci sta attorno, perché poi c'è il sindaco, c'è la giunta, ci sono i dirigenti attenzione, e poi c'è anche tutto, diciamo, tutti coloro che in un sistema dei poteri diffusi qual è il comune e devono fare la, lo la loro parte. Quindi interroghiamoci, questo sindaco ha fatto la sua parte, certo ciascuno di noi più fa più sbaglia io sono di quelli che fa e quindi di quelli che sbaglia sempre in buona fede, senza consapevolmente, ho cercato di fare la mia parte con grande rettitudine e onestà, mai perseguendo interessi personali e io sono qui pronto al giudizio ovviamente del consiglio. Altra cosa sono le firme, attenzione a non confondere il giudizio eh, delle firme, diciamo, della gente con quello del consiglio, legittimato a sfiduciare il sindaco e il consiglio con un altro. La raccolta delle firme capirete bene, se io mi metto lì a raccogliere le firme contro Cocetto o contro Renzi o è chiaro che ne raccolgo quanto voglio, quante ne voglio perché è, è, è chiaro: ci deve essere un responsabile. Poi il sindaco è uno che ha un nome e cognome, ha un luogo dove si trova, è facilmente identificabile. Il sindaco in persona, il sistema. E quindi dico: in questo momento in cui c'è grande disagio, è facile dire. Stavo dicendo brutte parole al sindaco. La versione nei confronti del sindaco c'è sempre stata, devo dire. Io ormai da diverse legislature che sono, insomma, partecipo alla vita associata con ruoli di, di, di amministrazione. Insomma. E però voglio dire, oggi è peggiore, ma non perché si chiama Lomeo, perché Lomeo ha aumentato la Tarsu. È una povertà incalzante. È chiaro che quando c'è un forte disagio economico e la gente si vede recapitate le bollette in aumento progressivo, certamente... All'avversione contro il sistema che ci sta eh, si unisce il fortissimo disagio ed è qui il fatto che si diventa impopolare. La cosa che mi conforta è che gli altri sindaci, amici miei, dei paesi vicini certamente soffrono come me del fatto che non hanno risorse e non possono dare eh, risposte. Perché guardi, amministrare quando ci sono i cassetti pieni è la cosa più semplice. Bisogna fare contenti a tutti. Quando invece i cassetti sono vuoti diventa complicato. E molte volte, devo dire, e, e, diciamo, in questa sfiducia c'è una componente di questo, e ce lo dobbiamo dire, insomma. Andare a appresso a interessi anche di parte, interessi particolari, e voglio dire, non si può quando si hanno responsabilità precise, e soprattutto quando non ci sono soldi, perché le regole diventano più ferre. Quando in una famiglia i soldi entrano, il papà fa felice a tutti, quando i soldi non ce ne sono bisogna stringere la cinghia. Bene, Sindaco, noi la ringraziamo innanzitutto e facciamo gli auguri ai cittadini di Bagheria che questa vicenda finisca per il bene loro. Naturalmente lei in testa, lei in testa, essendo in questo momento il primo cittadino. Però l'ultima cosa volevo dirle, questa gliela lascio fino in fondo a lei e io non replico più. Quindi, salutandola, le dico cosa vorrebbe dire ai suoi concittadini. Ma eh, abbiamo, abbiamo passato anni duri, stiamo passando anni duri e difficili. Il modello organizzativo dell'ente locale è profondamente cambiato perché non arrivando risorse diventa veramente difficile amministrare per tutti quanti, anche i più buoni, i più bravi. E ai miei concittadini devo dire che dobbiamo impegnarci tutti per fare la nostra parte. Insomma. È difficile dire che cosa si può dire ad, una, ad un padre di famiglia che ha difficoltà ad arrivare a fine mese che non può, e che non può dare le, le giuste risposte ai figli. Che cosa si può dire? Si può dire soltanto che si può dare solidarietà, si può dare la propria parte, si può fare la propria parte aiutando dove è possibile, noi lo facciamo, ma anche le risorse per questo sono poche. E quindi veramente diventa complicato. In questo momento invece dovremmo. A meno. tutta la classe politica, prescindendo da schieramenti, perché se dà la spallata al sindaco, ma il prossimo sindaco avrà difficoltà ancora peggiori di questo. Quindi... E poi voglio dire, eh, fare il sindaco è una cosa bella, un, un grande, è, un, è, un, è un grande onore per la città, ma è, è accompagnato da oneri altrettanto, altrettanto eh, pesanti, devo dire. Su 100 momenti della vita da sindaco, 99,9% sono boccati a mare, lo 0,1% dei momenti è un momento in cui uno se ne prega, come diciamo noi, di eh, impersonare, di rappresentare la propria comunità. Insomma, e quindi ci vuole. Eh, lo sapevo, certamente lo sapevo, non mi aspettavo che però la situazione economica fosse così drammatica e che soprattutto, che, soprattutto, in questi due anni, dal 2011 al 2014, oggi è, è di gran lunga peggiorata. Nel 2012 abbiamo avuto 6 milioni di trasferimenti in meno. Quindi insomma, ci mette questo: ci mette la recessione complessiva, ci mette la mancanza di lavoro che interessa le famiglie e capirà che l'insalata è fatta. Certo. E la gente ovviamente, giustamente dico, dal loro punto di vista non vuole sentire ragione. Grazie Sindaco, quindi ha voluto la bicicletta, continua a pedalare. Auguri. Grazie.